Piazza Armerina ha ospitato la quinta edizione del Visiona Movie Fest presso il Teatro Comunale Garibaldi. La manifestazione, alla sua seconda volta nel comune ennese, ha consolidato il proprio ruolo di rilievo nel panorama cinematografico italiano, attirando artisti di grande calibro ed appassionati del grande schermo. Anche quest'anno abbiamo voluto realizzare questa manifestazione, il Visiona Movie Fest, che porta nella nostra città artisti di livello nazionale della personaggi e la commedia italiana che l'anno scorso hanno non soltanto attratto tanti visitatori, ma hanno dato colore alla città in un nuovo format che abbiamo voluto ripetere. Per questo con entusiasmo, con amministrazione comunale, abbiamo anche quest'anno voluto ripeterle. Organizzato da Hemingway & Co. e Driadi Produzioni in collaborazione con il comune di Piazza Armerina e sotto la direzione artistica di Caterina Baglio e Dario Lessa, l'evento ha celebrato la settima arte attraverso la proiezione di alcuni dei momenti più iconici della filmografia degli ospiti presenti. La cosa più bella è la realizzazione perché poi quando le cose sono fatte e in genere le facciamo abbastanza bene modestamente, è bello poi vedere la soddisfazione da parte della gente, di tutto riuscito in una maniera giusta. Il dietro le quinte, la preparazione, ci sono mesi di lavoro, quella è la parte più dura. Diciamo che lo organizzo io come Hemingway & Co, insieme alla Caterina Bagno che in questo momento sta lavorando anche lei dietro le quinte con la Driadi Produzioni. Non solo il pubblico ha potuto rivivere sul grande schermo scene indimenticabili, ma ha anche avuto l'opportunità di ascoltare i racconti in retroscena direttamente da attori e registi coinvolti. Sono felicissima di essere qui al Visiona Movie Fest perché ho trovato un'accoglienza veramente che solo la Sicilia può garantire, un calore e una bellezza, perché io non conoscevo Piazza Armerina e sono veramente entusiasta, devo dire, ho detto ho la sindrome di Stendhal. Movie Fest. Direzione artistica Dario Lessa e Caterina Baglio, ecco perché sono venuto a Piazza Armerina, ma a parte questo perché questa è la quarta o la quinta volta che ci vengo, ho fatto un film con regia di Aurelio Grimaldi, Aclan, la discesa di Floristella, la storia delle zolfe, delle miniere di zolfe, quindi sono molto legato qui a Piazza Armerina, io ho tanti amici. Sono molto legato alla Sicilia perché ho girato una serie che si chiama Il Cacciatore. Nel palermitano, però insomma sono stato in Sicilia tantissimo tempo, ho trovato una terra meravigliosa, devo dire, un'accoglienza sublime e mi manca molto, spero di tornarci presto. Uno degli elementi più significativi dell'evento è stato l'impegno verso la beneficenza. Come nelle passate edizioni, una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei ticket d'ingresso al teatro è stata destinata ad una causa nobile. Quest'anno il festival ha scelto di supportare l'associazione L'Albero della Vita, che si occupa di sostenere bambini e famiglie in situazioni di difficoltà. Questo gesto di solidarietà ha aggiunto un ulteriore valore alla manifestazione, dimostrando come culture di impegno sociale possono andare di pari passo. Il Visiona Movie Fest di Piazza Armerina si conferma quindi un appuntamento imperdibile, non solo per gli appassionati di cinema, ma anche per chi desidera vivere un'esperienza culturale ricca di emozioni, sorprese e soprattutto umanità. Ciao a te, Nicosia.